Quagmire, grazie di essere venuto qui dopo il lavoro Già, oggi. sono eccitato. Ehi, facciamo un po' di Kool-Aid? No, dobbiamo aspettare Lois, lo fa No, lei. ma che Lois? Lo so fare il Kool-Aid. No, Quagmire, non credo che dovremmo... Peter, sono tornata! Oh, ciao, Glenn! Peter, puoi aiutarmi con... Oh, Peter Griffin! Peter, vieni fuori immediatamente a pulire questo disastro! No, hai detto che potevo portare due amichetti e non l'ho fatto. John non è potuto venire, così ne è venuto uno soltanto. Eravamo solo io e Quagmire. E io ho detto che potevamo farci il Kool-Aid invece dell'altro amichetto. Vieni subito fuori, hai capito? Bonnie è molto più buona di te. Joe, hai giochi al computer! Peter, mi c'è voluta mezz'ora per pulire tutto quel Kool-Aid e sono arcistufa di te che metti continuamente in disordine la casa e io che devo risistemare. Così ho assunto una cameriera. Cosa? Sei matta? Non ce li abbiamo i soldi. Oh, davvero? E che mi dici del Peter Cottero? Non avevamo i soldi per il Peter Cottero. Ehi, ti ho detto qualcosa quando hai comprato quel ferro. Lascia perdere, voglio presentarti Consuela. Consuela, questo è mio marito Peter e questi qui sono i nostri figli. Oh, salve, signor Peter. Salve, signorini tre figli. Consuela ci aiuterà nelle faccende domestiche. Perché è truccata come se dovesse uscire? Questo loro lo chiamano uscire? Posso pulire qui? Ah, sì, ok. Sto solo leggendo i fumetti, quindi fa piano. Un po' insolita questa striscia di Family Circus. Peter, che stai facendo? È ancora qui, Lois. Non avrebbe dovuto andarsene tipo 2 ore fa. Sì, infatti. Vale a chiedere che cosa sta facendo. Perché devo andarci io? Vacci tu, scusa. Consuela? Pensavo avessi finito un paio d'ore fa. Sì, che ci fai ancora qui? Aspetto che smetta di piovere. Devi andartene a casa ora. Sta piovendo troppo adesso, aspetto. Ma pioverà tutta la notte. Ah, allora dormo qui. Ah, non credo di essere d'accordo. Io dormo qui. Potrei avere un po' di coperta anche io? No, no. Tu hai il grasso che ti tiene caldo. No, no. Ah, buongiorno, Consuela. Buongiorno, signor Peter. Ah, niente scuola oggi, così ho portato con me mio nipote Mikey. Tu comprare uno yo-yo luminoso? Beh, avanti. Ah, questo è troppo. Peter, dobbiamo liberarci di lei. Non potrei essere più d'accordo. Fammi solo vedere se Mikey vende quelle cose con le batterie e poi decideremo. Ah, Consuela, senti, mi dispiace, ma così non va bene. Dobbiamo chiederti di andartene. No, io resto, io pulisco. Non hai capito, sei licenziata. No, io tengo il lavoro. Ecco, tieni, $40 se te ne vai all'istante. No, io resto. Dio, è addirittura più cocciuta di te. Papà, voglio andarci anch'io sull'altalena. No. Ma tu ci sei andato 2 volte di seguito. Mamma. È troppo divertente, ci voglio andare anch'io. No, adesso ci sono io, voglio fare il grande salto a razzo. Ah! Chiama la mamma! 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 Abogados! 555555555! Accidente? Abogados! 555555555! Consuela, questo straccio odora di cloroformio? No, non odora. Mi serve altro detersivo al limone. D'accordo.